Alessandro Traverso, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sei contento? Beh, non sei abituato? Esatto, non sei abituato a questi numeri. Io non sono abituato a questi numeri, ero uno da numeri piccoli. 3, 4 era festa. Sì, 4 era festa. Perché una volta nel 2017 perdemmo il consigliere europeo, il deputato europeo per 25.000 euro, 3,9%, quindi questi sono numeri che mi imbarazzano, è come quando uno andava al supermercato, faceva l'acconto, di quanti prendo, adesso invece posso... Vuoi comprare, hai la carta di credito illimitata. No, però è un risultato molto molto importante, perché significa che Fratelli d'Italia è uscito da quell'alveo storicamente vicino all'MSI, poi ad AN, siamo diventati un partito di ormai di largo respiro, attiriamo anche la classe media, la classe, diciamo, non la destra, non siamo più la destra nera, siamo la destra blu. Una destra azzurra, e tanto c'è sempre più blu, come andava Rino Gaetano e come Giorgia Meloni ha preso. Esatto. Senti, facciamo due nomi, Enzo Amici e Federico Riboldi. Enzo Amici, grande performance, perché quasi 10.000 preferenze, non sono poche, no? Enzo Amici, grandissima performance, perché è stato obbligato, tra virgolette, è stato invitato a candidarsi 3 giorni prima che si chiudessero le liste, quindi ha fatto un risultato straordinario. Riboldi è l'enfant prodige, quindi è chiaro che lo aspettavamo tutti. Riboldi era un po'... Non abbiamo ancora i dati di Riboldi, no, ma se tanto ci dà tanto, evidentemente. Sì. Riboldi è un po' il Jacobs, lo aspettavano tutti ed era rimasto. Senti, a proposito di sport, la Juve come va? Va bene, grazie ad Alessandro Traverso, alla prossima.